Lovesick Duo, benvenuti, benvenuti. Fra ondeggi. Puntata numero 21. Abbiamo Super Vince Valicelli e Jonathan Costa in studio con noi, che aletteranno questo martedì pomeriggio insieme. Around Lovesick 2 è questa show, questa trasmissione che stiamo facendo io e Francesca, che siamo Lovesick Duo, contrabbasso e voce, chitarra e voce, la portiamo avanti prendendo un po' di persone, come dice il nome, around Lovesick Duo, che ci sono intorno, gruppi, musica, tante cose che sono inerenti al nostro progetto e anche vicine o che scopriamo lungo la strada. Ok, ci conosciamo con loro, cioè, perché a volte sono anche gli altri che scoprono noi. Allora, mentre condividiamo, ti invito a spiegare ancora meglio questo Around Lovesick Duo. Allora, Around Lovesick Duo è una trasmissione che va ogni settimana da gennaio. E è una trasmissione più che altro una diretta Facebook, ma in verità è un modo per conoscere meglio e per far conoscere a chi ci segue dei musicisti che noi stimiamo o persone comunque che ruotano nell'ambito musicale e che noi apprezziamo, con cui condividiamo non solo la musica, ma magari abbiamo condiviso dei palchi o delle esperienze, comunque, insomma, che ci sono rimaste nel cuore, e vogliamo, come dire, farvi rimanere nel cuore anche a voi la loro musica e tutto quello che li riguarda. Perciò oggi abbiamo il piacere di ospitare questi due grandi artisti in una formazione abbastanza singolare, perché violoncello e batteria, insomma, è abbastanza singolare. Però non c'è solo violoncello e batteria, nel senso che Vince poi... cioè, abbiamo tutte delle sorprese scoppiettanti, esatto, che arrivano. Anche te, Vince. Cioè, così iniziamo anche a presentare... Allora, loro sono venuti a patto, che ha detto: noi veniamo, ma non dobbiamo dire niente finché non abbiamo finito il primo pezzo. Dico bene, Vince? Bene. Quindi iniziamo col primo pezzo, e dopo... ci racconteranno di loro, che il primo pezzo non mi ricordo più come si chiama, quindi dovrei parlare. A14. Andiamo a azionare le nostre camere. Fra, dammi un cenno quando ci sei e poi i ragazzi partono. Via. Fino a terra, se tu fossi qui con me, te rideresti, non sta bene, assontevi troppo spesso, assostrac, e voi l'avete, potessi capire di qui, potessi voler, saprai da rida la zetta in tanto grillo, beh piangere e ritornare vitri, ma in flauto stre vitri un sporto te, e allora andiamo incontra a staffi te, chissà se là o mi aspetta un chicador, me che in tua vita hanno mai aspettato. La verità
rispondeva e una ragazza la guardeva. Aia voleva dici cosa, ma l'aio persa. Lei stessa, in senza il so cum la va a fni. Me am scorto quante morti, sa posso me. Spezzo e trilevato, e dice la verità. Spezzo e trilevato, e dice la verità. E di la verità, la mi farsa venire, tu me che trama, in quanto tre, e spesso, a tride va, e di la verità, la mi farsa venire, come che trama, in quanto tre. We'll be right back.
Pazzesco! Pazzesco! Benvenuti, come Vince Valicelli. Pazzesco! Pazzesco! Allora, subito vi facciamo un applauso a noi, ragazzi. Vince Valicelli, Jonathan Costa. Allora, Vince, la Gloria Turrini dice sempre che tu c'hai un pazzesco incredibile. Dicelo così in diretta, un pazzesco! Pazzesco! Grande. Questo pezzo si chiamava A14 e faceva parte non dell'ultimo disco, che ne parliamo dopo, sì, ma questo è un disco di vicino fa, devo stare qui. Sì, sì, mangialo, okay. Esatto. È un disco di 10 anni fa dove, diciamo, ho un po' riscoperto le mie radici, che sono quelle romagnole, quelle forlivesi, perché con mio nonno parlavo un dialetto e mi è venuta l'idea di fare un disco in romagnolo. E così è partita tutta l'avventura. È partita l'avventura di un progetto che è stato molto impegnativo, che molto impegnativo mi ha portato via 3 anni di lavoro, non 3 mesi, 3 anni di lavoro, perché praticamente mi sono trovato a fare il disco da solo. Sì. Dopo tutte le esperienze che ho avuto, insomma, tra Eugenio, Anima Blues e tutto il resto, insomma, che è successo. Praticamente mi sono rimboccato le maniche, ho detto c'è un sacco di idee, mi giravano tutti sti brani in testa e mi sono messo lì un po' a scriverli, no? Solo che la cosa difficile allora come oggi in realtà era il discorso di trovare i musicisti in tempo reale, perché sai, fare un disco o hai una band, oppure se sei solo sei solo. Allora cosa ho fatto? Questa la posso dire, anche se nel disco uno quando l'ascolta il vecchio sembra suonato dal vivo. Quando è uscito il vecchio, giusto? 2007. E quindi 3 anni ci è voluto per arrivare al 2007. Sì, quindi sono partito nel 2004. Ok, giusto per dare una cosa. Sì, sì, giusto per dare, giusto, bravo, okay. Esattamente. E stavo spiegando appunto l'impatto tra la costruzione del disco e quello che è oggi magari la produzione. Perché io ho fatto da solo tutto. Io andavo in studio la mattina, alle 8:30, 9 della mattina, immaginati. Da solo facevo la batteria, da solo. Cuffia, registravo. Senza neanche il fonico, dici? Se non andava bene alla prima o alla seconda. Ah, okay. È che perché facevo questo? Lo spiego ai ragazzi. Sì. Perché avevo talmente in testa tutto il brano, tutto l'arrangiamento, il basso, tutto. Quando io lo suonavo, era come se suonassimo tutti. Che ho avuto ragione alla fine, quando siamo andati a fare i missaggi, posso dire dove l'ho registrato, no? Certo. Registrato al Beat Studio da Franco Beat a Villa Franca, Forlì. Sì, esatto. E quindi arrivavo la mattina lì. Infatti, dopo nei missaggi non abbiamo toccato la batteria. Andava bene, avevo già fatto le dinamiche, pazzesco. Avevo già fatto. Vabbè, adesso non è uscita. Capito? Le contiamo. Tutti i colori, tutte le robe. E non è veramente incredibile questa cosa qua. Sono rimasto abbastanza anch'io colpito da E questo è quello che riguarda il discorso del primo lavoro che ho fatto. Quindi sei partito da solo, avevi già l'arrangiamento in testa e dopo hai chiamato i musicisti che avevi in testa. Sì, 40 musicisti. Ah, però ho capito allora perché dopo tra cui sono... Crivellaro, anche Enrico, Pippo, Guarnera, sono un po' tutti, capito? Dai, dici un po' di nomi, dici un po' di nomi così. Tutti i musicisti che sono venuti, compresi anche Sbaragli di Forlì, Antonio Gramentieri, che poi ne parliamo di lui dopo perché poi è il produttore del disco nuovo. E Pippo, insomma, tutti si erano, ma anche i ragazzi stessi dello studio, che ne so, Michele. Li hai coinvolti? Li ho coinvolti, capito? A me piace molto lavorare con i giovani, capito? Mi piace un sacco. Ma questo disco invece come si chiamava? Il disco Come un cane sotto la luna. Come un cane sotto la luna. Ah, ok. Che anche la copertina, c'è questo cane sul prato, è un po' se vuoi naif la copertina. C'è tutta una parte antica della città e c'è di là magari New York, vedi i grattacieli, e c'è sto cane che guarda la luna. Okay. E il cane raffigurava un po' quello che io ero in quel periodo, onestamente, perché è stato un periodo della mia vita molto, molto, molto duro, molto duro. Coincideva con la separazione della mia famiglia e tutte cose abbastanza, insomma, toste. Esatto. E quindi... E adesso invece ne hai fatto un altro, sempre a nome tuo, però
più semplificato, non ci sono 40 musicisti. Ma ce l'abbiamo qui. L'ho fatto in 10 giorni. Hai visto? Che Vince l'esperienza. Vince l'ha portato. Meno male. E si chiama La Febbra. La Febbra. Intanto io lo scarto in diretta mentre voi andate avanti, esatto, a presentarlo. Pazzesco, mi è venuto la febbre dopo il concerto a Nespoli. Sì, abbiamo fatto la presentazione il 22 giugno. Bellissimo, entro in un ambiente stupendo. E dopo, insomma, lei. Sì, sì, sì. Hanno voluto quella facciaccia lì, quella cosa lì. Io direi che il meglio è se lo comprate, nel senso che il disco, cioè, poi, oltre che vederlo, le foto sono molto belle, ma... Cioè, Frenzy, i dischi, bisogna usarlo. Comprare i dischi oggi sono molto, molto arditi quelli che vanno a comprare liberamente. Io li apprezzo molto, però sai, noi siamo qui a La Febbra. Anche per venderli. Ah, no? Certo, no? Se no, ma allora mettiamo dove li possono vendere, dove li possono trovare i tuoi dischi, oltre che i concerti? Ma secondo me adesso da nessuna parte. Ma tipo se ti scrivono sulla pagina? Se mi scrivono sulla pagina, se gli piace, io qualcuno glielo posso dare, io ho dei dischi promozionali, però in realtà il discorso mio è che parte tutto ottobre-novembre. Ah, ok, vedi. Perché il produttore, che è Antonio Gramentieri, che adesso sta uscendo con Don Antonio e sta andando molto bene, è impegnatissimo, no? Quindi... dovrebbe partire tutta la promozione tra ottobre e novembre. Ottimo, allora seguite Vince Valicelli, perché quando uscirà... Comunque ragazzi, per l'8 agosto, che è altra data, l'unica che farò in estate, alla Piazzetta della Misura Forlì. Ah, ci tengo a dire ovviamente che il gruppo questa volta non siamo in 40, siamo in 5, ma in 5 con tre archi, molto tra bene. Cui Giannata Costa, che è presente da prima al cello, il fratello Andrea al violino, e Roberto Villa al contrabbasso. Quindi c'è questa situazione di questo trio centrale di archi, che è interessante, capito? Io che sai amo il blues in un modo pazzesco, con loro è venuta fuori. Ma poi non lo so, questo disco c'è poca batteria, tutto un disco, se tu l'avrai ascoltato, no? È un disco particolare, più chiamiamolo cantautorale, se vuoi, no? È più, ma anche di atmosfera, no? Sì, molte atmosfere. L'abbiamo sentito l'altro giorno. Mi sento molto triste, capito? C'è un pezzo verso la fine, ma io non ve lo svelo adesso, che mi piace molto, ve lo dico dopo, però sì. perché sarebbe meglio fargli sentire un pezzo, no, di questo disco. Intanto sono arrivati un po' di commenti. Enrico Farnelli saluta, Ambe dice, Lisa Wave dice, Vince alza la voce, ti ho alzato un po', bellissimo il CD del cane, dice, con un cuoricino. Okay. Mattia Turri, wow, e poi mi sono scomparsi gli altri commenti che devo bene. Sì, no, ma c'è già siamo già in 11 che stanno seguendo la diretta. Sì, poi sì. Dopo ci sono quelli che la vedranno dopo. Adesso aspetta. Alberto Gradoni, che salutiamo, Emanuele, salutiamo. Emanuele, c'era già la Marta che ha detto, Marta che aveva già commentato, che ci segue sempre dalla Calabria. Posso, però. Eccetera, eccetera. Vedi, noi abbiamo la maglietta di Torpea, che non è Catanzaro, però comunque Calabria. Torpea forever. Blues Festival. Dai, Marta, commenta, organizza un festival blues lì. Al Lido, a Giovino. Allora, visto che siamo molto international adesso tra blues di qua e di là, scriveteci da dove state guardando la diretta nei commenti, condividetela se vi piace, seguite Vince. Vince ha ancora il telefono di quelli piccolini con lo schermo bianco e nero, quindi lo condividerà dopo da casa, per quello non lo vedete sulla sua bacheca. Jonathan ce l'ha, sì. Jonathan ce l'ha, c'ha uno di quelli luminosi tipo New York. Qual è il prossimo pezzo, ragazzi? Allora, il prossimo pezzo avevamo pensato di fare un blues improvvisato, perché appunto per stare un po' liberi e sciolti, anche perché poi faremo dopo due brani dell'ultimo disco. E quindi io direi che Jonathan ci può fare veramente ascoltare questa introduzione di blues per violoncello a casa, o anche voi che ascoltate, è interessantissima questa cosa. Thank you.
Bravissimo, bravissimo Jonathan e Vince. Ma questo pezzo c'è anche nel disco oppure no? Questo dal vivo non ci
dispiace farlo, a me piace molto proprio. Vabbè, io non so se voi lo vedete, perché forse io sono un po' davanti, però Jonathan ha un'effettiera qua che è davvero incredibile. Un'effettiera, tipo la caffettiera. No, uso due cose, però... No, dai, però no, nel senso che si... Cioè, ha veramente una marea di idee, di suoni, davvero molto molto bello. Non mi aspettavo che si facesse tutto questo, quindi... Serve, dai, per variare un pochino la sonorità. Siete tutti e due di Forlì? Sì, io ho Forlì dintorni, diciamo... Abita tra verso il mare, diciamo, no? Sì, tra Cesena e Ravenna, però più vicino a Forlì, un po' okay. Così. Vuoi fare il baciati dalla Romagna. Sì, sì. Beh, quindi com'è stato registrare questo disco? Ma è stato bello, è stato bello perché abbiamo registrato prima di tutto in uno studio particolare, perché visto che si può dire dove abbiamo registrato, abbiamo registrato All'amor mio non muore, che è a Forlì ed è uno studio completamente analogico che registra su 8 piste, quindi abbiamo fatto tutte le registrazioni in diretta, come essere qui, come essere qua, una volta. Esatto, quindi tutto microfonato come si faceva una volta, d'arte. Sì, e vedere un po' le posizioni più vicine. Un po' più là, dai. Con questo ambiente che si sente e con poche possibilità di quelle che sono le possibilità di oggi col digitale di andare ad agire sul registrato. Certo. Quindi è stato bello perché poi lì vengono fuori proprio le cose sanguigne e certo. Quando c'è Vince poi il sanguigno è assicurato, quindi... Anche perché una volta per l'editing bisognava andare lì col bisturi, quindi esatto. Ci pensavi due volte. Esatto. Siccome adesso registra in analogico, però non vuole andare a tagliare il nastro, giustamente, abbiamo cercato di fare delle take, quelle più insomma sentite, anche se c'era l'errorino singolo, contava il cuore del pezzo, contava l'anima del pezzo. Beh, come no? Poi è venuto fuori alla fine in questo blues qua che avete suonato. Sì, esatto. Facciamo un pezzettino fra, visto che siamo arrivati, avete già passato un po' di minutaggio dei concerti, della tua... Della mia? Della tua, se mi piace, fra, della tua parte. Paoli, te mi dai delle rubriche che nessuno mi ha... Mai, vabbè. Ragazzi, io non ho delle rubriche, ma mi sento un po' come su Donna Moderna. Comunque, a parte gli scherzi, in questa trasmissione, oltre a presentare musicisti, così informiamo per chi abita a Bologna o chi vuole venire, che a Bologna si suona e si suona anche d'estate, magari non ci sono concertoni, diciamo, importantissimi, così, a parte chi era venuto Tiziano Ferro, insomma. Comunque noi diciamo magari gruppi un po' meno mainstream o comunque che potete andare a vedere così in posti magari nuovi. Che non sono gli stadi. Ha fatto un concertino vicino a Modena l'altro giorno. Ha fatto un concertino vicino a Modena, ma non me lo ricordavo. Un paio di persone. Limitato. comunque, ci sono dei concerti e ci fa piacere che la musica ci sia qua a Bologna dal vivo. Domani sera, Salotto del Jazz, ci sarà un trio. Lara Luppi alla voce, Luciano Poli alla chitarra e Corrado Caruana alla chitarra, che esploreranno un po' dallo swing al manouche, gypsy, alle ore 21, via Mascarella. Al Mercato Park Verde, al Giardino Park Lennon, alle 21.30, Pachamama, diciamo il nome di questa serata, con Matu, che è una ragazza che suona e canta tutta musica un po' brasiliana. Mentre alla Ba ci sono un trio che saluto, perché li conosciamo, Salieri, Govoni e Negrelli, a sempre alle 9:30. Giovedì. Ah, martedì c'è anche, anzi stasera c'è anche la Jam al cortile di Altre Case con Aldo Betto, Blake Franchetto e Giuseppe. Non lo sapevo. Ait Buazza. Mentre giovedì... In Montagnola, per chi volesse andare a prendere un po' di fresco. Non finiscono mai i nomi di Crovetta, c'è sempre uno dopo. Guarda che c'è un nuovo progetto, stai attento. Al clandestino, che salutiamo tutti i ragazzi del clandestino, c'è Kazuma and the Dub Machine. Kazuma è una delle prime figure dell'hip hop italiano, che suonerà con i Dub Machine
tra cui alla batteria ci sarà Gaetano Alfonsi, che saluto, e salutiamo tutti insieme, che è stato qua con noi, e Andrea Laino. Vedi? Salutano tutti. Al salotto del jazz invece altri miei amici. Mi piace perché ci sono un po' di gente con cui ho suonato e mi Core fa piacere mamma. Che suonano anche loro alle 21.30. Giulia Di Cagno, Papini, Belluzzi e Messina al salotto del jazz. Mentre alle sere dei Giardini Margherita alle 21 Will Johnson, personaggio di culto della scena folk internazionale. Quindi alla fine, insomma, se volete spaziare con la musica, ce n'è abbastanza. Intanto sono arrivati un paio di commenti a proposito di concerti. Lisa Wave dice: Vince, a metà agosto sei a suonare a Porretta, dillo. Sì, sono a suonare a Porretta. Cioè, le tue fans lo sanno e tu no, com'è sì, qua? C'è anche tuo figlio che ci sta guardando, tra l'altro, sei connesso anche Carlo. A Porretta il 13 agosto. Sì, 13 agosto, quindi Vince, in che formazione? Formazione con Pippo Guarnera, organo Hammond, Jimmy Villotti alla chitarra, trio Blue Trend. Bellissimo. Molto bene. Attenzione, Baracca, Baracca Porto Caffè, fuori. Porto Fuori. Un saluto dalla Romagna. Ciao, grandissimo. Si chiama Omar. Omar, sì. Ah, Baracca, sì. Lo sì, salutiamo, sì, lo salutiamo. Lui è un assiduo ascoltatore di tutte le dirette. La mette in diretta, la mette nel bar. Dai, sì, 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 è molto caro. Grande, molto carico. Grande. Grande, tutti i ragazzi di Porto Fuori che salutiamo. Bello sto giochino qui, mi piace. Che cosa? Il cosino. Il cosino. Facebook ha detto il che ha cosino, fatto il cosino. Sì, sì, il cosino. No, ma poi puoi interagire, se vuoi possiamo scrivere anche qualcosa. No, no, perché siamo in casa, cioè praticamente, però. Però anche non in casa. Comunicazione così mondiale è pazzesca. Vince, ma uno come te, hai una domanda da fare, visto che ci sono un po' di persone che ci guardano, magari rispondo. C'hai una domanda? Adesso faccio io. Ce l'avrai una domanda da fare a tutti? Per chi? Una domanda a voi o no, 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 a chi ci guarda? Una domanda a loro? Sì, visto che ti piace questo cosino. Prova, testalo. Test, fai un test. Allora, vediamo se rispondo. La mia domanda è: ma voi di là cosa state bevendo? Cosa state vedendo? Cioè, com'è la storia? Allora, com'è la storia? Cioè, se vogliamo un feedback. Com'è? Voglio sapere. Com'è di là? Dove siete? Cosa fate? Cosa... Cioè, come vi arriva questa roba? Perché noi siamo noi quattro qui nella casa di Bellissimo, però... È bellissimo. Vabbè, intanto ragazzi, noi vi ringraziamo che siete venuti da Forlì a Bologna a vederci. Che Vallicelli fa e breve, dice tuo figlio. Si scrive. Quindi già un feedback l'hai avuto. L'hai già avuto. Dai, andiamo col prossimo. Andiamo col prossimo. Con la prossima canzone. Allora, okay. La prossima canzone dove dovrai suonare anche tu. Vicino, vicino. Vuoi anche me oppure no? No, no, anche tu, anche tu. Allora intanto aspetta che gestisco, siete dispensabili in sto brano. Gestisco questi microfoni, perché dovete sapere che non è che qui ci sono i tecnici della Rai, ci sono solo, siamo noi. E infatti, poi, infatti la cosa bella è anche perché c'è avanti meno da fare. Siete bravissimi. Che uno poi vede da casa ma non si rende conto in realtà, hai capito? Di cosa? Di com'è qui. No, lo vedi dal video, però cioè... Cioè, vogliamo aggiungere una GoPro là in alto che si vede tutto, che, vogliamo sì, provare, sì, sì. Si vede tutti i cavi in giro, il casino. No, no, ma è... no, infatti è bello. Ok. Come si chiama questo pezzo? Questo pezzo si chiama Nigger d'Inchoster. Nigger d'Inchoster, che vuol dire inchiostro nero. E ci sono anche due paroline in italiano, le due paroline sono fredda memoria. È un pezzo un po' contemporaneo, è un testo di difficile interpretazione. Però io ci sento lo stesso il blues, perché per me il blues è anche contemporaneo. E questo c'è anche, è nel disco nuovo, giusto? Sì, questo è il terzo brano del disco nuovo. Che il disco in realtà dovrebbe uscire a ottobre, dovrebbe partire poi tutto il discorso promozionale, quindi dovrebbe. Sembra che ci sia anche un video da fare, sai, ho i tempi che corrono. C'è già qualche idea? Per parlare. Ma io la cosa che mi stupisce ancora oggi è che mi sono così divertito a fare sto disco, perché ho un produttore. Ragazzi, c'è un produttore.
Cioè, oggi avere un produttore non è mica poco. Cioè, ha pensato tutto lui, tutti i ragazzi, tutto lo staff. È bellissima sta cosa. Lui ha detto, tu ti devi preoccupare della tua roba artistica. Adesso ci pensiamo noi. Cioè, bellissimo, fantastico. È una cosa fantastica. E quindi questa leggerezza così... L'avevo solo a 18 anni, sinceramente, quando facevo proprio, capito? Era... Perché io ho sempre fatto le cose sempre da solo, come ho detto prima, no? Mm-hmm. E quindi, cioè, avere una cosa del genere ti dà una leggerezza unica. Vai. E quindi adesso facciamo sto brano che è Nigger d'Inciosta. Thank you.
Yeah. È strano non avere l'applauso. Abbiamo pensato più di una volta di portare il pubblico anche. Eh? No, di portare il pubblico. Sì, ti viene. Però è bello lo stesso. Grande, un applauso te lo facciamo noi, Vince. Grande, molto molto bello. Bellissimo. L'abbiamo così improvvisata adesso e se la volete risentire, potete o riguardare questa diretta su YouTube o qui su Facebook, quando l'abbiamo finita rimane il post per sempre. Sempre. E la potete trovare sia su YouTube sul nostro canale Lovesick Duo oppure qui su Facebook, quindi mettete mi piace per non perdere le prossime dirette, perché anzi sono un po' chinato perché sono il microfono basso. Abbiamo un sacco di ospiti anche le prossime volte, quindi lunedì prossimo abbiamo Easy and no, the Carest. No, martedì l'11, che è lunedì. No, che è martedì. Ah sì? Sì. Ah. Okay. Lunedì, vabbè, martedì 11 avremo Easy and the Catastrophics, che è una band direttamente dall'America e sono qui in Italia per un tour, quindi li salutiamo. E poi salutiamo anche adesso che c'è Filippo Bernardi e Davide Biserna. No, fidati. Ah, ok, quindi è tutto quello che è scritto nel calendario sbagliato. Martedì 11, l'orario sarà intorno sempre più o meno le 4:30-5, quindi poi comunque lo scriveremo qua. Va bene, ma a parte questo La settimana dopo abbiamo Super Andy J. Forest il 18. Insomma, due artisti dall'America che accompagniamo sempre noi, quindi faremo trio e probabilmente avremo anche sua figlia Allison qua che ci dà una mano a fare le riprese. È una cosa proprio bellissima. E poi dopo vediamo. Beh sì, infatti. Comunque mi piace perché Vince ha avuto più o meno una stessa, cioè senza saperlo, ha avuto più o meno la nostra idea di fare il disco con le foto. Lui in bianco e nero, perché comunque c'è una caratteristica anche del disco, e noi invece le abbiamo colorate perché le abbiamo fatte a New Orleans, che è una città completamente colorata in tutti i sensi, no? Perciò è molto bello condividere anche questo aspetto. Siamo sulla stessa linea. Bene, comunque in questo disco è stato suonato da Vince Valicelli tutto: chitarra acustica, voce, percussione, tamburo e kalimba, Antonio Gramentieri, chitarra elettrica, acustica, chitarra baritona, lap steel, synth, basso elettrico, Roberto Villa, contrabbasso, Jonathan Costa al violoncello. Poi c'è la partecipazione anche di altri ospiti, no? Andrea violino, Elisa Ridolfi alla voce, Alberto Bazzoli organo e piano, Cristian Fanti e Claudio Morinari ai cori. Cioè, insomma, un sacco di artisti per un bellissimo disco. Io ve lo consiglio e vi consiglio anche di seguire la pagina di Vince, perché comunque, nonostante abbia solo questo disco, in verità ci sono un sacco di progetti, di cose che ha fatto. Perciò scopritelo anche per i batteristi che amano il blues. Adesso parliamo un attimo anche di quello. Ah. Sono arrivati un po' di commenti nel frattempo. Fra Sabrina Bissoni ha scritto un commento di Le Belle sentir cantare in dialetto. Ciao Jonathan. Vedi che qualcuno l'ha riconosciuto, perché Sabrina Bissoni, sì. Carlo Marchioni, bravi. Filippo Bernardi, mitico Romagna Rules. Ciao. Davide Biserna, che ci è venuto a salutare anche l'altra sera fuori lì. Ciao, grande, ci saluta anche dai Tricoli. Davide, grazie, è passato anche l'altro giorno. E comunque gli artisti romagnoli qua ne sono venuti, vuol dire che la Romagna sforna. Eh sì, viva la Romagna. La Romagna sforna, è vero. Ottimo. Ci sono più locali anche, per dire, a Forlì che a Bologna ormai. Calcolando la popolazione e la grandezza della musica per metro quadro. Una città come Bologna ci dovrebbe essere un pochettino di più. È vero. Noi che diciamo un locale blues a Bologna. Apriamo un locale blues. E chi ci sta dietro? Lo apriamo e lo facciamo gestire dagli altri. Però diciamo gli altri concerti della settimana, visto che siamo in tema di concerti. Sì, ci sono. Allora,
Non ce n'è più? No, di quelli che hai scritto. Ah, perché venerdì e sabato non ne ho trovati ancora. Quindi se conoscete altri concerti che ci sono in zona Bologna, ma anche a Forlì, visto che ci seguono sicuramente dalla Romagna, scriveteli, che è bello condividere un po' di eventi insieme, di musica insieme. Quindi Jonathan, tu adesso invece, visto che magari qualcuno lo conosce, altri no, Jonathan suona nei Quinto Rigo, adesso il gruppo più famoso che conosco io e che abbiamo visto, non so se ti ricordi Paolo, sì, quel progetto dedicato a Jimi Hendrix al Carro Ponte a Milano. Quando prima di Esperanza Spalding c'eravamo anche noi. Ma dai, ma pensa. Sappi che ti avevamo visto, ma tu non lo sai. E siamo stati molto, cioè almeno io sono stata molto sorpresa, perché ha fatto questo abbinamento veramente bello e l'atmosfera era anche giusta, perché il palco non era quello enorme come c'è stato infatti, era giusto proprio per c'era ancora un po' di sentore di intimità tra il pubblico, ma anche la quantità di pubblico era proporzionata, sennò sarebbe stato un po'. Mi ricordo una cosa in particolare di quella sera, cioè le zanzare che erano degli elicotteri proprio così. Cioè, sentivo che mi mangiavano in testa mentre suonavo, non potevo fare niente. Beh, come ti facevano stato? Ombra anche con le luci. E come è andata avanti? Sembrava avessi i capelli da lì. Cioè il disco, tutto, insomma, adesso con i Quinto Rigo e tutti i tuoi progetti. Con il Quinto abbiamo fatto, sì, allora era il progetto su Hendrix, abbiamo fatto quel disco lì dedicato a Hendrix, con la partecipazione anche, che ci ha fatto molto piacere, di Eric Mingus, il figlio di Charles, il contrabbassista, che ha registrato la voce in due pezzi, perché lui è molto appassionato di Hendrix, da piccolo lo chiamavano Mindrix. ce l'ha detto lui. E poi abbiamo fatto, dopo il disco di Hendrix, c'è stato, proprio mentre eravamo in giro con il progetto su Hendrix, abbiamo fatto un'edizione di Umbria Jazz in cui abbiamo incrociato Roberto Gatto, che aveva già registrato nel nostro primo disco nel 99, così è stato ospite nel disco e ci ha proposto di fare un progetto su Zappa. Dopodiché da quella volta passarono alcuni mesi, poi ci siamo risentiti e abbiamo cominciato ad arrangiare i pezzi, ci siamo chiusi una settimana in sala prove, abbiamo messo su il live, che dopo doveva rimanere live, ma poi è diventato un disco perché insomma ci piaceva tanto e adesso siamo in lavorazione comunque per un disco nuovo che uscirà in autunno prossimo. Ah, ok. Quindi chissà se continua la diretta. Vi invitiamo in trasmissione, certo, ufficialmente in diretta. Esatto. Ok, per questo autunno. O se no facciamo una puntata natalizia anche. No. Con Frank Zappa. Te l'ho detto, Frank, a Natale tutti i giorni. All'avvento, io scappo. Scappa le Maldive, mi lascia con lui. È lui quello che è entusiasta. Sì, io adoro Natale, voglio fare le puntate in diretta tipo calendario dell'avvento. Sì, terrificante. Sì. Invece io avevo una domandina per Vince, perché dovete sapere che è molto bello anche quando arrivano tutte le volte i musicisti, un'oretta e mezzo prima, e si racconta sempre delle storie mentre si monta cose. Sono più puntuali di me. Sì, la Fra oggi si è persa quel momento, diciamo. Vince, mi raccontavi, ti volevo chiedere un po' di storie di tour, perché Vince Alicelli è veramente un'icona del blues batteria italiano, un'icona, e ne hai fatte di ogni. Un liconico. Di ogni con tutti. Oggi ti ho raccontato una storia che, poi ripensando a quella storia, sono diventato molto triste, perché quella storia purtroppo è collegata a Rudy Rotta, che ci ha lasciato un giorno fa. Sì. E quindi colgo l'occasione per mandare un appello, insomma, e personalmente fare le condoglianze sia a tutta la famiglia e a tutti quelli che seguono Rudy. Ho avuto la fortuna, lo dico in diretta, che di suonare con Rudy quattro anni, tra cui nel 95 a Pistoia. Era veramente un musicista straordinario, veramente. Poi tenace, e quello che voleva fare ce l'aveva proprio nel blues, l'aveva dentro. Le ha provate tutte, anche in italiano, fare delle cose durissime, perché sappiamo che già è fatica fare blues normalmente con, diciamo, i padri, i maestri del blues, quindi figuriamoci un italiano. E la storia che ho raccontato era che ci trovavamo in Germania a incidere So di Blues di Rudy, e arrivò Cary Bell
come ospite, quindi il musicista di Muddy Waters mi mancava, e si presentò con una bottiglia di cognac. Avete detto vecchia Romagna. Vecchia Romagna etichetta nera, che loro vanno giù di testa, è pazzico. Ma non è il discorso che uno o due per la voce così, poi si attacca la boccia proprio, cioè, cioè proprio, capito, si fece questa bottiglia in giro di mezz'ora. Prima o dopo registrare? Mentre? Ma durante. Prima, dopo e durante, cioè proprio lì quella mezz'oretta, e mi ricordo da solo. Se vi capita di ascoltare Sodi Blues di Rudy Rota, la solo di Carrie Bell, è una cosa micidiale. Tre note incrociate, ma come? Ah. Il solito discorso. E quindi eravate resistenti in Germania, perché con Rudy lui ha sempre girato tanto la Germania. Sì, perché lui era perché parlava bene il tedesco, perché insomma era molto apprezzato in Germania, anche in Svizzera. E quindi... E questo è stato, diciamo, l'aneddoto che ti ho raccontato oggi, ma poi ne avrei tantissimi altri da che ho messo nel libro, che si chiama Pazzesco il libro. Hai fatto che il libro? Molti non sanno, però. No. Io uscito, ce l'ho. È uscito 4 anni dietro? Fa. Non ce l'hai è un dietro. Po' una sorta di diario di bordo. Non questo lo, forse lo trovate ancora su internet, qualche copia c'è. E si chiama Vince Valicelli Pazzesco, il titolo. Sottotitolo, tra parentesi, c'è un batterista in sala. Perché questa frase la devo raccontare, questa. Sì. Questa frase fu detta da Danilo Rustici nel 73 all'Altro Mondo a Rimini. Dovete sapere che in quegli anni io avevo un gruppo che si chiamava Elsa Poppin, c'era il Gallo, c'era il Gallo bassista, un gruppo, facevamo rock, facevamo robe toste, e allora si facevano i mesi, suonavamo tutti i mesi di luglio all'Oriental Club, che adesso c'è un meccanico di biciclette, mi sembra. Quindi a Forlì, dove era questo posto? Rimini. La stagione si faceva a Rimini, facevi un mese lì, un mese, capito? E c'erano i Moby Dick alla Bat Caverna, mi ricordo. Quindi c'era sta cosa, che è un gruppo di Napoli, erano ovviamente, che facevano Moby Dick, quindi avete già capito il genere. Certo. Lo facevano da Dio, le Zeppelin, una roba... Insomma, andiamo all'Altro Mondo, che c'era la jam degli Osanna, per dire da dove è venuto fuori... Mi ricollego il sottotitolo. E andiamo lì, loro annunciarono che era l'ultimo concerto, e salì sul palco Tony Esposito, che disse: io sarò il nuovo batterista degli Uno, che diventeranno Uno, andiamo a Londra a incidere per la Phonic Cetra, abbiamo già tutto pronto, eccetera eccetera. Salito sul palco, dopo 2-3 minuti, e via. E lui è sceso dal palco. Perché? Sceso dal palco. Ah, questo non l'ho mai saputo. Non si è mai saputo. Sceso dal palco, al che Danilo Rustici, il chitarrista, prese il microfono e disse: c'è un batterista in sala? Ed è arrivato di così. Io ero lì sotto, io non aveva paura niente di Jevul, cioè 22 anni, scusa. Vabbè. E allora ero lì e sono andato su a fare sta jam. Andai su a suonare e poi finì tutto lì, ci scambiamo i numeri e buona. E via. E poi invece dopo 6 mesi arrivò una telefonata la mattina del produttore Corrado Bacchelli, che era il produttore di Alan Sorrenti, tutti i gruppi che erano in quel periodo, e disse: lei è stato scelto per andare a incidere a Londra con gli Uno, le interessa? Dico: come, pronto? Pronto? Non c'erano le telefonate scherzo, ho sbagliato il numero, è una telefonata particolare. E dici: come no? Di, poi dove sono partito? Sono partito in treno con la batteria in treno. In treno con la batteria? E qual era il tuo setup per portare la batteria in treno? Vabbè, allora avevo le due casse, avevo tutta la batteria, quella pazzesca. Cioè, due poi conosci un John Heisman, quella pazzesca. Quella pazzesca, allora. È un modello, la Gress fa il modello di Valicelli pazzesco. Quindi poi arrivai a Napoli, mi vieni a prendere Elio Danna. No, quindi se vi capita di leggere Pazzesco, leggetelo, perché sono 90 paginette, si legge presto. Pomeridiano. È una roba, sì, è una cosa. Ci sono alcune descrizioni su di me di Pippo Guarnera, di Teo Ciavarella, di Villotti, di Finardi, di personaggi
spataccanti. Dici un po' di personaggi che hai fatto, a parte un po' di aneddoti. Con chi sei capitato nel corso di tutta la tua carriera, vita? Italiani o stranieri? In generale. Dai, un po' per farci capire anche il contesto. Beh, guarda, quando eri giovane. Hai detto che viene Andy qui. Andy è stato quello con cui ho iniziato. È vero, lo nomini spesso. Lo nomino spesso perché è quello che veramente mi ha insegnato tanto, ma tanto. Andy Jay, perché Andy Jay Forrest è questo bluesman di, che sta a New Orleans, ma in realtà è della California lui, sì, se sì. Non sbaglio. Pasadena, esatto. Tutti Pasadena, non so come mai questa cosa. E, anche James, dicono tutti Pasadena. Pasadena che però lui è nato a Pullman. Ah. E dov'è? E dove hanno fatto, che dove hanno inventato, scusa, è la fermata qui, esatto, cioè, sì. Ragazzi, sogniamo, sta degenerando. Allora siamo sempre in diretta su Around Love Sick Duo. Finisco per capire. Beh, insomma, lui ha vissuto per anni a Bologna. Sì, tanti anni, sì. E poi si è trasferito a New Orleans. E quindi quando era qua a Bologna, poi sono andato a trovarsi, infatti, nel tanti nuovo, giri. Sono tornato là. Esatto, quindi quella è una connessione. Esatto. E visto che passa in tour, l'abbiamo preso, imbagabbiato, e arriva qui la prossima settimana. Fra due settimane. Quindi. Ok, allora prepariamo e facciamo l'ultimo pezzettino. No, niente, questo è un brano che generalmente faccio alla fine dei concerti e non è in nessun disco, quindi ve lo potete ascoltare da casa o dove siete, è sempre originale perché in realtà non è stato mai inciso. Il brano è Colpa de Blues. Sì, vai anche tu, Francis, contrabbasso. Thank you.
voy a hacer l'amor. La culpa le de blues. Oh yeah. Ma se non voy a hacer l'amor. La culpa le de blues. Ma se non voy a hacer l'amor. Lady Blues. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. E la colpa è sempre del blues. Allora grazie a tutti di essere stati con noi per questa diretta con Vince Valicelli, Jonathan Costa. Bravo. Ce l'ho, mi ricordo i nomi oggi, ragazzi, incredibile. Allora, mentre loro ci fanno una sigla per chiudere, noi vi salutiamo. Appoggiamo anche questo. Ah, ringraziamo tutti quelli che sono stati qui con noi. Condividete la diretta, perché se la condividete sui vostri profili, altre persone che noi non conosciamo la possono sentire. Quindi, come voi avete goduto di questi momenti, date, come dire, godimento anche ad altri, perché la musica è di tutti e a Facebook permette anche questo, di condividerla. Seguite Vince Valicelli e Jonathan Costa, perché il loro progetto continua. Il primo va avanti, il disco sta uscendo. Grazie per essere stati con noi. Noi balliamo un po'. Oh yeah. Yeah. È la puntata 21 questa. La prossima settimana 22. La febbra. Yeah. Oh yeah. Grazie a tutti. Alla prossima settimana, alla prossima volta. Guarda che facciamo finire il pezzo, pronti, pronti, pronti.